I colpevoli della morte di Serena devono essere trovati. È Consuelo Mollicone a dichiararlo, la sorella di Serena. La giovane, di 18 anni, scomparsa il 1 giugno 2001 e ritrovata senza vita due giorni dopo, nel bosco di Fonte Cupa ad Anitrella, a circa 8 km dalla sua casa ad Arce, Frosinone. Il 26 ottobre scorso è iniziato a Roma il processo d'appello, un capitolo cruciale in questa vicenda. La prima udienza si è conclusa con la richiesta della procura di sentire ben 44 testimoni, con l'obiettivo di gettare nuova luce su un caso da sempre avvolto da polemiche e misteri. I cinque imputati sono gli stessi del processo precedente, innanzitutto la famiglia Mottola, comprendente l'ex comandante della caserma dei Carabinieri di Arce, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e il figlio Marco. Tutti e tre sono accusati di concorso in omicidio. Lo stesso capo d'accusa è rivolto al tenente Vincenzo Quatrale, che è anche sotto processo per istigazione al suicidio del collega Santino, mentre il carabiniere Francesco Suprano è accusato di favoreggiamento. Inizialmente la procura di Cassino aveva richiesto pene severe, in particolare per Franco Mottola. Tuttavia, il 15 luglio scorso, la Corte d'Assise aveva pronunciato l'assoluzione di tutti e cinque gli imputati, scatenando l'indignazione e la rabbia nella famiglia Mollicone. Di conseguenza, sia l'accusa che le parti civili hanno fatto ricorso in appello nella speranza che la sentenza venga annullata e il caso venga riesaminato. Il processo di secondo grado è iniziato di recente, ma i Mottola non si sono presentati. Tuttavia, Consuelo Mollicone, sorella di Serena, e lo zio Antonio, fratello del defunto padre Guglielmo, sono stati presenti. La procura sostiene che la mattina del 1 giugno 2001 Serena Mollicone si fosse recata all'ospedale di Isola dell'Iri per un esame dentale che avrebbe dovuto consegnare al dentista nel pomeriggio. Successivamente sarebbe dovuta andare a scuola per scrivere la sua tesi di maturità. In ospedale, tuttavia, Serena fu informata che i risultati degli esami non sarebbero stati disponibili entro il pomeriggio. Questo imprevisto le fece cambiare i suoi piani e decise di tornare immediatamente ad Arce. Verso le 10 del mattino, un testimone di nome Carmine Belli la avvistò nei pressi del bar Chioppetelle, dove sembrava parlare con un ragazzo biondo. Secondo gli investigatori, il ragazzo in questione era Marco Mottola, il figlio di Franco Mottola, che all'epoca ricopriva la carica di comandante dei Carabinieri di Arce. Da quel momento Serena sembrò scomparire nel nulla. Due giorni dopo il corpo fu ritrovato nel bosco, con le mani e i piedi legati e la testa avvolta in un sacchetto. I carabinieri fecero ricerche del cellulare di Serena, sia nelle vicinanze del suo corpo sia a casa, ma senza successo. Nel frattempo l'autopsia rivelò che la ragazza aveva subito un colpo alla testa, mentre fu esclusa la presenza di violenza sessuale. Il 9 giugno 2001, dopo aver partecipato a una fiaccolata in memoria di sua figlia, il padre Guglielmo tornò a casa e rinvenne il telefono di Serena. Era riposto in un cassetto che i carabinieri avevano già controllato in precedenza. Chi aveva portato allora il telefono nella casa dei Mollicone? All'interno del telefono era salvato il numero 666, che simboleggia il diavolo. Questo dettaglio faceva parte di un primo tentativo di depistaggio, mirato a indirizzare le indagini verso una possibile connessione con le sette sataniche. Nei giorni seguenti, durante i funerali di Serena, il padre Guglielmo venne prelevato dai carabinieri. Inizialmente gli fu chiesto solo di firmare alcuni documenti, ma le circostanze dell'operazione suscitarono sospetti su di lui per un breve periodo. Perché ricorrere a tali metodi? Nel settembre 2002 i carabinieri arrestarono Carmine Belli, il testimone che aveva avvistato Serena in compagnia di un ragazzo identificato come Marco Mottola. Belli finì in carcere, ma fu successivamente assolto durante il processo. Dopo sei anni di silenzio, l'11 aprile 2008, il carabiniere Santino Tuzzi fu trovato morto in un apparente suicidio. Poco prima della sua morte, Tuzzi fece una rivelazione fondamentale. Dichiarò di aver visto Serena entrare nella caserma il giorno della sua scomparsa e non uscirne mai più. Fu questo il momento in cui le indagini si concentrarono sulla caserma stessa. Secondo l'accusa, Serena sarebbe stata uccisa all'interno della caserma.
Dopo una lite con Marco per strada, la giovane sarebbe entrata nell'appartamento dei Mottola. Dopo un altro alterco avrebbe avuto luogo. Marco l'avrebbe spinta violentemente, facendole sbattere la testa con violenza contro una porta dell'abitazione. Nonostante il grave colpo, Serena non sarebbe morta all'istante, ma avrebbe invece subito un'agonia prolungata prima di morire soffocata. La sentenza di primo grado, come già menzionato, ha scartato questa ricostruzione. Quindi su cosa si concentrerà il nuovo processo? Inizialmente si tornerà a esaminare il segno ritrovato sulla porta dell'appartamento della caserma. I consulenti della famiglia Mollicone e gli stessi investigatori sostengono che tale segno sia stato causato dall'impatto della testa di Serena. D'altra parte, i Mottola affermano che il segno sia risultato da un pugno sferrato dall'ex comandante in un momento di rabbia. Per risolvere questa controversia, la Procura Generale ha proposto alla Corte d'Appello di effettuare una perizia indipendente, è quanto ha annunciato il sostituto Procuratore Generale. Valutate voi se non è il caso di eseguire una perizia di ingegneria robotica sul calco del pugno di Franco Mottola, fatto da un esperto da voi nominato. L'avvocato della famiglia di Serena, Dario De Santis, ha fatto pressione per l'ammissione nel processo della testimonianza del luogotenente Gabriele Tersigni, che era stata esclusa nel primo grado. Tersigni era colui che aveva raccolto la dichiarazione del brigadiere Santino Tuzzi, suo sottoposto e amico. Questa testimonianza aveva portato alla caduta delle accuse nei confronti dei Mottola, ma era stata considerata confusa e inattendibile. Tuttavia, se si riuscisse a dimostrare che il suicidio del brigadiere era legato all'omicidio di Serena e che le sue dichiarazioni fossero fondate, questo potrebbe notevolmente rafforzare la tesi dell'accusa. L'avvocato della parte civile durante l'udienza ha sottolineato: nelle foto che gli vennero mostrate anni dopo da Tersigni, Tuzzi riconobbe in Serena la ragazza che era entrata in caserma, senza averla più vista uscire. È necessario ammettere come teste anche Tersigni. Tra i 44 testimoni che la procura ha richiesto di ascoltare, si annovera anche Carmine Belli. Inoltre, il 20 novembre prossimo saranno sentiti anche i consulenti, tra cui la figura della rinomata criminologa Roberta Bruzzone. Dopo la sentenza di primo grado, Consuelo Mollicone, sorella di Serena, aveva gentilmente accettato di rilasciare una lunga intervista, in cui ha dichiarato: «In parte l'omicidio di mia sorella era stato risolto. La pista principale era quella giusta. Aspetto l'esito di questo appello. Non escludo che ci possano essere altre persone coinvolte, ma sicuramente i Mottola hanno la loro responsabilità. È quella la strada da seguire. Non vorrei che si aprissero altre piste alternative che non portano da nessuna parte». Consuelo aveva condiviso dettagli sul suo rapporto con Serena e le difficoltà che ha affrontato nel corso degli anni. «Mia sorella era la mia migliore amica. Era splendida e solare, piena di passioni, amante della vita. Una vita che si è interrotta bruscamente a soli 18 anni. Serena è stata uccisa e gli assassini sono ancora liberi. Io purtroppo in quei giorni mi trovavo in un'altra regione per motivi di lavoro. Non ero a conoscenza di quello che era successo a Serena. Mio padre mi chiamò, ma preferì non allarmarmi subito. Dapprima mi disse che Serena era in ospedale. Io pensai a un incidente. Mio padre usò tutte le maniere per non farmi stare male. Poi, quando tornai ad Arce, seppi tutto». Il processo d'appello chiarirà il giallo?